Grazie Presidente. Ministro, dunque, stando alla sua relazione, possiamo stare abbastanza tranquilli, siamo nella direzione giusta, la giustizia esiste ancora in Italia. Ora, capisco che il Presidente del Consiglio sia andato, davanti a tutta l'Europa a dire che le famiglie italiane si stanno arricchendo e quindi il Ministro della Giustizia pensa di poter venire qui in aula e dire qualsiasi cosa gli venga in mente. Però, in questo caso, Ministro, non c'è più spazio per il bluff. Perché intanto facciamo una precisazione, non mi riferirò a interventi, a problemi che avete ereditato, parlerò dei problemi degli interventi del governo Renzi. Ecco, andiamo a chiedere ai cittadini in tribunale, che sono nei tribunali, se sono soddisfatti della qualità di giustizia che ricevono, a quei cittadini a cui il governo ha aumentato i costi di accesso alla giustizia. Andiamolo a chiedere agli onesti. Agli onesti, perché gli onesti in Italia, in questo momento, si stanno facendo a loro volta una domanda, e cioè la nostra onestà interessa ancora a qualcuno? Interessa allo Stato italiano? Interessa al governo Renzi che di notte, il 24 dicembre, infilava una manina per salvare Berlusconi da un lato e danneggiare gli italiani togliendogli 16 miliardi di euro? Vede, Ministro, e questa è la differenza tra noi e voi, che quei cittadini per noi sono il punto di partenza per costruire il futuro di questo paese. Per voi invece rappresentano quella fetta di elettorato che deve essere indotta alla rassegnazione, perché possiamo raccontarci tutte le barzellette che vogliamo, ma in Italia un cittadino onesto arriva sempre a un bivio. Da una parte, rassegnarsi al fatto che tutto deve andare sempre così e bisogna convivere con la disonestà, l'assenza di meritocrazia, che tutto va sempre come deve andare e non si può cambiare il mondo. E dall'altro, quello di non rassegnarsi all'ingiustizia e andare a cercare la giustizia all'estero, che è ancora più grave. Martin Luther King diceva: "Io non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti". Ecco, noi del Movimento 5 Stelle faremo in modo che gli onesti in Italia non stiano mai in silenzio. Ora, noi qui dobbiamo chiederci se la giustizia è veramente una priorità. Ed è una priorità sicuramente, lo ha detto anche il Ministro, è una priorità da un punto di vista non solo sociale o giuridico, ma anche da un punto di vista economico. Cito un dato per tutti sulle conseguenze della corruzione in Italia: 16% di investimenti in meno e un 20% in più del costo degli appalti. Noi oggi la rivoluzione vera, quella che passa attraverso una riforma della giustizia, la dobbiamo alla Costituzione. Sì, la Costituzione, Ministro, quella che state cercando di cambiare assieme a Berlusconi e a Verdini. Nella Costituzione, se la sfoglia, ci sono i diritti dei cittadini. C'è per esempio il diritto alla salute. Ma oggi un cittadino italiano che va in tribunale ottiene giustizia, ottiene risarcimento del suo diritto alla salute? Forse sì, dopo tanti anni. Ma qual è la soluzione che vogliamo dare? Noi vogliamo dire a quel cittadino che può ottenere giustizia in maniera più celere. La soluzione del governo invece è stata quella di dire al cittadino: accomodati fuori dalle aule del tribunale e vatti a pagare il collegio arbitrale, la giustizia privata. È la stessa risposta che avete dato alle coppie divorziate che non hanno soldi per pagarsi l'avvocato e prima almeno andavano dal giudice, dove il giudice gli spiegava i loro diritti. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per abbreviare i termini del divorzio, voi invece avete fatto sì che i divorziati che non hanno soldi per pagarsi la giustizia vadano dal sindaco. E oggi di che cosa andate orgogliosi? Della diminuzione del contenzioso, ma non significa che ci sono più diritti in Italia. La diminuzione del contenzioso corrisponde a una rinuncia dei cittadini italiani a far valere i propri diritti. Ora, per vedere se il governo Renzi ha veramente considerato in quest'anno più o meno la giustizia come una priorità, faremo un excursus veloce. Ho distinto più o meno tre fasi. La prima fase la chiameremo la fase del silenzio. Inizia con quella rassegna stampa, quella con la vasca con i pesciolini e il carrello della spesa. C'era anche una slide in cui, per motivi a me ovviamente oscuri, c'è la spada di un samurai e sopra c'è scritto che il governo Renzi entro giugno avrebbe fatto la riforma della giustizia. Non me la sono inventata io, l'ha presentata davanti a tutta Italia. Ora, in quei 100 giorni non succede esattamente niente.
nulla. Semplicemente vengono diminuiti e affievoliti i poteri dei giudici della Corte dei Conti nelle loro indagini, nei comuni poco virtuosi, chiamiamoli così, e nello stesso tempo diminuisce anche il potere del TAR di sospendere gli atti illegittimi. Ma questi sono i primi piccoli attacchi alla magistratura. Ecco, il 30 giugno il Presidente del Consiglio si presenta in conferenza stampa e tutti si aspettano che dopo 100 giorni arrivi la riforma della giustizia. E alla stessa stregua di uno studente che non ha studiato e che all'ultimo giorno cerca di improvvisare la preparazione, lui si presenta con la sua riforma della giustizia, che è questa. Un foglio con 12 punti che avrebbe potuto scrivere un bambino delle elementari. Questa è la priorità del governo italiano. E passiamo così alla seconda fase, la chiameremo la fase delle slide, una produzione assolutamente schizofrenica di slide che non portano esattamente a nulla, perché noi in Parlamento non riceviamo assolutamente nulla, non abbiamo modo di analizzare gli atti che a quanto pare esistono del governo. Si passa poi ad agosto, viene inaugurata a fine agosto la terza fase, che chiameremo quella del bastone tra le ruote dei lavori parlamentari. Cioè, in questa fase il governo Renzi, che ovviamente è incapace di fare qualcosa di buono per la giustizia, interviene e manda a dire alle commissioni che ci sarebbero atti sulla giustizia che però non arrivano. Ciò però ha un effetto: interrompere o rallentare i lavori della commissione, così come è avvenuto per esempio in tema di prescrizione alla Camera. È una fase questa in cui il governo comincia a far vedere la sua vera identità. Faccio un esempio che ho già citato prima, quello della manina salva Berlusconi. Adesso assistiamo al fatto che il falso in bilancio viene introdotto da una parte e fatto uscire dalla finestra dall'altra. Parliamo del reato tenue, che lei, ministro, ci dice che è tutto uno slogan, perché in realtà saranno i reati meno importanti, ma non è colpa nostra se fate le leggi male e se all'interno di quella legge sono indicati più di 150 reati, tra cui terrorismo, corruzione, frode, eccetera, eccetera, eccetera. E parliamo poi dei fatti che intanto accadono in Italia. A dicembre scoppia il caso Mafia Capitale e il giorno dopo, che tra l'altro coincide con il giorno in cui i giornali erano pieni della notizia che l'Italia veniva dichiarata come il paese più corrotto d'Europa, il ministro manda il suo viceministro in commissione a dirci che c'è un'urgenza e tutti si aspettano che l'urgenza sia quella di Mafia Capitale. No, è la responsabilità civile dei magistrati. Cioè, perché in un paese... Per carità, Ministro, non ci siamo sottratti e non ci sottrarremo a quel tipo di dibattito che è importante, ma un governo deve avere una sua agenda di priorità e in un paese dilaniato dalla corruzione la priorità non è la responsabilità civile dei magistrati, la priorità è combattere i ladri. Ora, adesso siamo nel caos più totale. Prima non c'era nulla, ora ci sono pacchetti anticorruzione dovunque, il che fa pensare che ovviamente il governo non vuole arrivare a nulla. C'è un pacchetto anticorruzione al Senato, uno alla Camera, un altro che il governo sta presentando. C'è il caos più totale, ciascuno va per la sua strada. Ora, lei oggi ci viene a parlare di giustizia, alla fine di tutto questo excursus. Non se la prenda sul personale, Ministro, perché sono veramente in pochi in Italia a pensare che lei abbia ancora un'incidenza sulla giustizia italiana. Sanno tutti che qualsiasi sua iniziativa viene posta al vaglio del Comitato del Nazareno. Quindi, quello che dico però... Mi devo necessariamente rivolgere alla sua relazione, che è la ciliegina nella misura in cui dice che va bene la direzione che abbiamo preso e che continueremo ad andare in quella direzione. È la ciliegina su una grande torta che avete realizzato, che avete partorito in quest'anno, che nella misura, non dico della buona fede, ma dell'incapacità, dell'inidoneità a combattere la corruzione di questo paese, è una torta di cui continueranno a saziarsi gli evasori, i frodatori, continueranno a saziarsi i criminali, continuerà a saziarsi il mondo di mezzo che ha palesato in Italia il connubio e la convivenza tra forze politiche che hanno governato questo paese e la mafia. Ora, io le faccio un appello, Ministro.
mantenetevi all'ordinaria amministrazione, fate fare a noi, anche in confronto col PD, nelle commissioni lavoreremo alla giustizia meglio e più celermente rispetto a voi. E l'altro appello lo voglio fare agli onesti che ci sono ancora in questo Paese. A loro dico di continuare a essere onesti, nonostante a volte quello che partorisce questo governo sia incomprensibile. Continuate ad essere onesti, perché l'onestà è il più bel valore che possiamo trasmettere alle nuove generazioni, perché i nostri figli possano sempre sapere che c'è un bivio tra ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Agli onesti dico continuate a essere onesti nonostante tutto e nonostante il governo Renzi. Grazie. Grazie a lei.